come incide la dieta sul sistema immunitario e qual è la relazione tra sistema immunitario ed intestino? Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo incontro della salute. Oggi parleremo insieme di alimentazione e sistema immunitario. In questi mesi così intensi e drammatici abbiamo compreso come l'aggravamento dei pazienti che vengono contagiati da Covid-19 dipenda da uno stato di infiammazione profonda che crea alterazioni al sistema immunitario e quindi, oltre ad un rigido rispetto delle regole, occorre porre in atto delle misure per sostenere il sistema immunitario. E in questo caso ci può venire di ausilio l'alimentazione. Come incide la dieta sul sistema immunitario e qual è la relazione tra sistema immunitario ed intestino? Abbiamo qui con noi la dottoressa Cristiana Ricciulli, medico nutrizionista, che ci aiuterà ad espandere questo argomento. Buongiorno a tutti. L'alimentazione incide in maniera cospicua sul sistema immunitario, in particolare sull'intestino, perché innanzitutto perché l'intestino ha un sistema molto complesso dal punto di vista immunitario, che è proprio atto a difendersi da qualunque microorganismo possa entrare e danneggiare il tessuto. Quindi consideriamo che l'80% delle cellule immunitarie noi le abbiamo proprio a livello intestinale. Non solo utilizza queste cellule immunitarie, ma anche il muco che produce, che serve a produrre la barriera, è uno dei componenti della barriera che protegge la mucosa intestinale, interviene anch'esso in questa modulazione immunitaria. Inoltre nell'intestino noi abbiamo il cosiddetto microbiota intestinale, che è l'insieme di tutti i batteri che formano una popolazione molto numerosa, che è molto importante nel modulare il sistema, le difese immunitarie. Perché? Perché questi batteri, praticamente quelli che noi chiamiamo i batteri buoni, i batteri in generale, si autoregolano per quantitativi. Quindi se noi abbiamo sufficienti famiglie di batteri buoni nelle giuste quantità, i batteri patogeni fanno fatica ad attecchire e quindi a poter indurre la malattia. E perché è tanto importante l'intestino col discorso alimentare? Perché naturalmente, al di là del sistema immunitario, del microbiota intestinale, l'intestino è proprio l'organo che per eccellenza assorbe nutrienti, cioè quindi i prodotti che derivano dal cibo dopo un'opportuna digestione, e li porta in circolo per andare nei tessuti e fornire il nutrimento necessario. Quindi quanto più noi mangiamo bene, tanto più il nostro intestino sarà capace di assorbire questi nutrienti, il nostro corpo sarà in salute e capace quindi di combattere non solo a livello intestinale ma anche generale l'infezione. È importante solo la funzione dell'intestino o di tutto l'apparato digerente? Naturalmente è importante tutta la funzione dell'apparato digerente. Quindi, perché noi possiamo avere una situazione in cui magari lo stomaco è sofferente e questo nel tempo si può ripercuotere anche sulla funzione intestinale. Lo stesso dicasi per la funzione epatica, per il pancreas, quindi per tutti gli organi che intervengono nella digestione. Dobbiamo portare l'attenzione proprio a come noi digeriamo e occuparci anche di quelle piccole abitudini quotidiane che sono estremamente importanti per l'atto digestivo, quindi per esempio masticare lentamente il cibo, mangiare con la schiena ben eretta in modo che il bolo possa progredire dalla bocca attraverso l'esofago fino allo stomaco in maniera corretta, respirare correttamente perché anche questo nella funzione digestiva è estremamente importante, e quindi osservare un pochino tutte queste regole o almeno cominciare ad autoeducarsi. Poi logicamente è estremamente importante la qualità degli alimenti. Quindi bisogna cercare di utilizzare il meno possibile alimenti processati, quindi industriali, il più possibile quindi alimenti freschi, con cotture semplici e
a volte anche con abbinamenti ben precisi che stimolino maggiormente o la digestione o il sistema immunitario a funzionare in maniera adeguata. Quali sono i cibi che possiamo considerare amici del nostro sistema immunitario? Come dicevo prima, innanzitutto i cibi utilizzati freschi, quindi non trattati. In particolare cercare di aumentare l'utilizzo di cereali integrali, un buon utilizzo giornaliero di frutta e di verdura, di semi oleosi, quindi noci, pinoli, mandorle, nocciole, tutta la frutta secca oleosa in generale. E poi anche piccole quantità di pesce, di carne, di legumi, di uova. Diciamo che il principio generale è il discorso di avere un'alimentazione abbastanza varia, anche se in realtà l'alimentazione varia dipende molto anche dalla persona che sta mangiando. Quindi queste categorie alimentari possiamo contestualizzarle sulla persona, andando a scegliere gli alimenti che sono più importanti per la persona e anche come li possiamo abbinare per stimolare determinati organi. Vi faccio un esempio. Se per esempio io scelgo la carne per semplicità, se io faccio un petto di tacchino in padella e poi faccio una zucchina bollita e faccio una mela cruda, oppure se faccio un petto sempre di tacchino che viene cotto al forno senza condimento e poi faccio una zucchina trifolata e faccio una mela cruda, gli alimenti sono gli stessi. Ma il messaggio che questa associazione va a fare al corpo è diversa. Nel primo caso noi avremo che chi è venuto a contatto con l'olio extravergine d'oliva, che può essere utilizzato anche in piccole quantità in cottura per stimolare la cistifellea sana, un fegato sano a lavorare correttamente, è la carne, quindi lo stimolo è più importante rispetto alla zucchina che nella seconda associazione viene fatta saltare nell'olio. La mela cotta ha un indice glicemico più alto di quella cruda, quindi gli alimenti non hanno un valore in sé solamente per i nutrienti che hanno, ma anche per come sono abbinati e per come sono cotti. Se io al petto di tacchino abbino invece una cicoria ripassata, farò un lavoro molto più importante sul fegato rispetto alla zucchina trifolata, che invece è molto più rispettosa dello stomaco. Quindi, oltre a queste categorie alimentari, è importante anche cominciare a vedere cosa succede se io abbino un tipo di verdura insieme a un altro alimento, a un tipo di cereale, oppure come li cucino.